Buongiorno, e questa mattina, prima di iniziare la nostra riflessione, dovremmo fare un piccolo itinerario di bassa esegesi, cosa che non abbiamo mai fatto, per poter capire la doppia interpretazione di questo brano. Allora, noi che conosciamo greco andiamo alla linea 28. Questa è la traduzione ad litteram. Erano poi perseveranti nella didache degli apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle preghiere. Questo è il testo greco. Tenete presente che se noi guardiamo i vari manoscritti, sono circa 5.000, tanto per capirci, noi troviamo diverse varianti. Naturalmente ci sono alcune varianti dovute ad errori, altre varianti si vede con chiarezza che sono dovute a una posizione ideologica, ma tutte le altre che restano ci danno due risultati. E tutto quanto il gran problema si riduce alla presenza o all'assenza di un kai. Cioè uno dice, ma voi biblisti siete matti. Allora adesso ve lo spiego. O troviamo il testo come è scritto alla linea 34-35, è quello che abbiamo letto fondamentalmente, oppure troviamo il testo delle linee 41-44. Il testo cosiddetto Receptus, quello che normalmente si ritiene essere il più corretto, è quello della linea 34-35. Quindi sono quattro elementi che vengono presi in considerazione e sono appaiati due a due. Didache e coinonia, frazione del pane e preghiere. L'altra variante invece enumera quattro cose non appaiate, ma singole. La didache e la coinonia e la frazione del pane e le preghiere. Qual è la differenza? Sotto il profilo letterario, se noi abbiamo le cose appaiate due a due, vuol dire che si tratta di quattro cose, una diversa dall'altra. Se noi invece le troviamo elencate di seguito e quindi separate una dall'altra dal kai, vuol dire che sono quattro cose appartenenti ad una realtà unica. Se noi accettassimo la cosiddetta lettura B, la seconda lettura, quella in cui troviamo l'elenco cadenzato dalle singole congiunzioni, noi ci troveremo di fronte alla descrizione di una messa, di un'eucaristia, la quale incominciava con la didache degli apostoli, proseguiva con un atto di comunione, poi lo vedremo di che cosa si tratta. Terzo, c'era la frazione del pane e quarto, c'erano le preghiere finali. Capite? La didache iniziale non sarebbe altro che la nostra liturgia della parola. La coinonia sarebbe l'offertorio. Noi oggi abbiamo perso il valore dell'offertorio, perché il sacrista, o chi per lui, parte con la borsa e buonanotte.
Mentre invece in tutta la Chiesa nascente, nella Chiesa dei Padri e nel Medioevo, le cose non erano esattamente così. Non è che il sacrista o due persone volenterose prendessero la borsa e fossero scese lungo la comunità a raccogliere le offerte, ma era la comunità che usciva, come per fare la comunione, arrivava sull'altare, consegnava al prete nelle sue mani quello che riusciva, soldi, un pezzo di formaggio, un salame, un cavolo, un accidente del diavolo, e veniva depositato in piedi dell'altare, perché fin dall'inizio del cristianesimo la comunità provvedeva ai propri poveri e veniva demandato l'ufficio di smistare le offerte per i poveri al presbitero, il quale naturalmente, dopo aver raccolto questi doni, doveva lavarsi le mani. È rimasto il rito, ma nessuno sa perché. Fatto sta che è un pleonasmo. Noi chiediamo perdono a Dio all'inizio della messa, poi il prete da solo dice: dammi da ogni colpa, purificami di ogni peccato, per dare senso a quel lavacro che ormai nessuno più capisce perché ci deve essere. Quello che a me sottolineava, si premeva a sottolinearvi, era proprio questo dato: la coinonia, lo vedremo appunto dopo, la comunione negli Atti degli Apostoli è identificata, almeno nella prima parte della storia della Chiesa, cioè nella storia della Chiesa di Gerusalemme, con la messa in comune dei beni. E allora giustamente questo studioso tedesco, che si chiama Joachim Jeremias, dice: guardate, voi avete la celebrazione dell'Eucaristia, la liturgia della parola nella Didache, nella coinonia l'offertorio, nella frazione del pane avete la parte eucaristica e poi le preghiere, la parte finale. Gli studi di critica testuale preferiscono dire che questa è una variante tardiva, infatti appartiene ai manoscritti tardivi, terzo, quarto, quinto secolo, perché i manoscritti più antichi hanno non tre cari, tre congiunzioni e, ma ne hanno due. E quindi il testo più antico dice che si tratta di quattro cose completamente diverse. Non sono da ritenersi come parte di un unico gesto liturgico, ma sono quattro caratteristiche di ogni comunità credente: la Didache degli Apostoli, la coinonia, la frazione del pane e le preghiere. Bene, questa è la prima cosa da chiarire. La seconda cosa da chiarire, la traduzione. Ringraziando Dio, nella nuova traduzione della CEI hanno evitato la stupidaggine che hanno fatto alla linea 46 nella vecchia traduzione della CEI. Nella vecchia traduzione della CEI il testo della linea 28-29 veniva tradotto così come lo trovate nella linea 46-47. Se voi leggete con attenzione la linea 46-47, trovate una parola che nel testo greco non esiste. Io ve l'ho messa in grassetto, ascoltate. Però, voi dite: don Renato, lei è asfissiante con queste cose qua. Sì, lo so. Ed è proprio attraverso queste piccole cose che si possono scoprire alcune piccole cattiverie. Proviamo a vedere la cattiveria. Se voi leggete con attenzione la linea 46-47
e vi chiedete qual è il ruolo dei fedeli nella didache. Bisogna che io un anno vi faccia un corso di ebraismo, cioè che vi spieghi qual era la situazione del popolo ebraico nel secondo secolo avanti Cristo, primo secolo avanti Cristo e il secolo di Cristo. La didache non è un ascolto passivo. Noi facciamo la carta assorbente, gli apostoli parlano, noi li assorbiamo e buonanotte. Magari fosse così. La didache nel mondo biblico è veramente un dibattito. Dialegein, è un dialogo in cui si discute, ma la ricerca della soluzione non sta nella logica umana. Si pone un problema, perché è un problema vissuto, non è mai un problema teorico, e la risposta su quel problema vissuto non è buon senso, ma è la ricerca nella memoria di ciò che Gesù Cristo ha detto e di ciò che Gesù Cristo ha fatto per poter rispondere con queste parole di Cristo o con quelle azioni di Cristo al problema che ci siamo posti. E quindi non è un travaso di nozioni, ma è una comunicazione reciproca di informazioni. Ti ricordi quella volta che, sì, ma mi ricordo anche che, allora si metteva in piazza tutto ciò che veniva ricordato di ciò che Gesù aveva fatto e di ciò che Gesù aveva detto per poter dare una risposta con la persona del maestro al problema che la comunità viveva. Tradurre in questa maniera, come la linea 46, capite che presuppone un concetto di Chiesa che è superato. Qual è il concetto di Chiesa? Chiesa docente che ha il confine sotto la suola dei vescovi e sopra la nostra testa, quella è la linea di confine, sopra c'è la Chiesa docente e noi siamo la Chiesa discente. Io e voi siamo un popolo che deve imparare. Non è un concetto sbagliato, perché l'ultima parola sulla dottrina della Chiesa ce l'ha il Magistero, su questo non ci sono dubbi. Ma il problema è che il Magistero non è quello che impone la dottrina, è quello che ascolta il popolo di Dio in tutta la sua varietà e ricchezza, poi dice no, attenzione, queste sbavature le lasciamo perdere, questa è la sana dottrina. Non è che noi siamo dei recipienti vuoti. Il popolo di Dio possiede lo Spirito Santo, dice il Concilio, e quindi il Magistero deve ascoltarlo, poi prenderà le sue giuste decisioni, perché il deposito della fede ce l'ha il Magistero, ci mancherebbe. Tuttavia, non può prescindere dall'ascolto. Questa dottrina che viene dal Concilio Vaticano II non è altro che la dottrina della Chiesa nascente. L'accentuare eccessivamente il ruolo della Chiesa docente e sminuire il valore del popolo di Dio fino a ridurlo a recipiente da riempire significa allontanarsi dalla ecclesiologia della comunità di Gerusalemme, che è il modello e la norma per ogni comunità di ogni tempo e di ogni modo. E quindi capite quanto è delicato aver infilato quell'ascoltare che rende la comunità passiva. Invece la
comunità è attiva, non solo pone i problemi, ma anche fornisce parte della risposta. È sempre pericoloso nella Chiesa spaccare il rapporto fra vescovi e fedeli. Noi preti facciamo parte dei fedeli. È sempre pericoloso. E vi spiego a livello tecnico il perché è pericoloso. Quando c'è stata questa ormai conosciutissima avventura della traduzione della Bibbia, noi abbiamo tradotto. Poi, quando siamo arrivati alla fine del nostro lavoro, è stato spedito a tutti i vescovi italiani la traduzione. I quali cosa hanno fatto? L'hanno data ai loro biblisti. Capite che il lavoro fatto qui è il lavoro fatto da più di un centinaio di biblisti. Ora, in Italia non siamo tanti di più. E quindi, quando i vescovi hanno mandato il loro placet scritto alla CEI, con le osservazioni ovviamente che c'erano da fare, perché noi biblisti siamo un po' come gli ebrei. Nessuno va d'accordo con nessuno e tutti vanno d'accordo con tutti. Per cui tutti siamo molto fratelli, ma diciamo, questa traduzione non ci piace, l'hai fatta tu, sì, non mi importa, ma non mi piace. E mettiamo l'alternativa. E ci sono stati circa 20.000 appunti, qualche volta una virgola, qualche volta una parola, qualche volta una frase, di cui solo 1.500 erano cose serie, le altre le abbiamo scartate tutte, quindi 18.500 osservazioni, tac, nel cestino subito, senza colpo ferire. Poi le cose sono andate come già sapete, ma in questo caso cosa è successo? È successo che la Chiesa docente ha dovuto servirsi della Chiesa discente, si è fidata e ha dato il placet. Capite la logica? Quindi, se io vi chiedessi, distinguetemi qui il ruolo della Chiesa docente e quello della Chiesa discente, capite che non si può, perché è tutto intrecciato. È chiaro che l'ultima parola è quello del magistero. Ma esiste questa strada di provvidenza dove chi ha il carisma dell'autorità magistrale e chi invece ha altri carismi dialogano, lavorano insieme. Scrive: essi erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, vuol dire calpestare questo equilibrio che è sempre delicatissimo. E giustamente i miei colleghi neotestamentaristi hanno fatto saltare questa traduzione mettendo a riposare il verbo ascoltare, che nel testo greco non c'è, e hanno giustamente proposto l'altra alternativa, che è corretta rispetto al testo greco originale. Questo si chiama pallida idea di critica testuale, perché se avessimo dovuto fare la critica testuale di questo versetto come Cristo comanda, a mezzogiorno saremo ancora nelle prime tre parole. Ma a noi basta così. Prego. Se avessero voluto tradurlo in italiano corrente, sì. Che è un problema, perché è un nome tecnico. Se noi vogliamo tradurre in italiano corrente la parola Pasqua, Pasqua non è una parola italiana, noi dovremmo, passaggio è una possibilità, ma un'altra possibilità potrebbe essere danzare, danza.
speciale. Vuol dire passare, ma anche danzare. Come la traduciamo? L'eucaristia, passaggio danzante. E l'eucaristia è un'altra parola non italiana, è greca. Noi ormai ce l'abbiamo talmente nell'orecchio che l'abbiamo fatto diventare patrimonio italiano. Bisognerebbe tradurre ringraziamento. È difficile tradurre didache. Adesso lo vedremo perché è difficile, lo vedremo subito. Cominciamo a prendere in considerazione allora, come vi dicevo, i vocaboli della linea 26-27. Il primo è questo proscarteruntes. Perseverandi. Proscartereo significa perseverare, ma che cos'è questa perseveranza? Allora, se noi cominciamo a mettere domande di questo genere, la prima cosa che dobbiamo cercare è vedere dove compare questo verbo, proscartereo, e ci accorgiamo, linea 49, che compare solo negli Atti degli Apostoli, ovviamente facciamo questa ricerca, compare solo nei capitoli dedicati alla Chiesa nascente di Gerusalemme. La Chiesa di Gerusalemme ha una storia molto breve, finisce nel 70 d.C. con la distruzione della città da parte dei Romani, ma questa storia molto breve è spaccata in due momenti. Il primo momento riguarda la presenza della Chiesa a Gerusalemme e basta. Secondo momento, invece, riguarda lo sciamare della Chiesa e del mistico cristiana da Gerusalemme verso nord, Antiochia. A Gerusalemme resta la Chiesa ebraico-cristiana, cioè fatta da ebrei che parlavano ebraico. La Chiesa ellenistico-cristiana nasce a Gerusalemme perché è parte della Chiesa ebraico-cristiana, ma è fatta da ebrei che parlavano greco. Certamente uno si domanda che differenza c'è fra un ebreo che parla ebraico e un ebreo che parla greco. La stessa differenza che esiste fra uno che non si è mai mosso dal suo paese e il suo compaesano che ha viaggiato il mondo. Se voi li mettete insieme, quando discutono dei problemi, chi ha una visione più ampia del problema? Chi ha viaggiato? Ora, è ovvio che la Chiesa è una unica e indissolubile come il matrimonio. Però è anche altrettanto vero che è fatta da più culture e noi abbiamo subito all'inizio della storia della Chiesa questo pluriculturalismo. Voi tutti, penso, ricordiate la istituzione dei sette. Al capitolo 6 degli Atti degli Apostoli, le vedove degli ellenistico-cristiani venivano trattate meno bene delle vedove degli ebreo-cristiani. La comunità dice questo non va bene perché chi è nella necessità è nella necessità e va aiutato alla stessa maniera. Pietro risponde dicendo istituiamo un gruppo di responsabili. Avete mai letto i nomi di quei responsabili? Sono tutti greci. Avete mai avuto modo di leggere il discorso che fa Stefano nel capitolo 7, immediatamente dopo l'istituzione, davanti al Sinedrio, dove lui presenta la sua fede? È un discorso che fa venire un po' la pelle d'oca, perché ci sono punti che sono in contraddizione
trilogia dei dodici. Non è una contraddizione dottrinale, è una contraddizione di prassi, una contraddizione pragmatica. Pietro e Giovanni vanno al Tempio tutti i giorni a pregare e vedete che Stefano si fa beffe del Tempio. Dice, Tempio che cos'è? Sono un po' di mattoni messi insieme dalle mani degli uomini. Non ha nessun valore. Lo condannano a morte per questo. Dunque noi abbiamo, nella Chiesa che è unica, abbiamo due culture. La cultura ellenistico-cristiana verrà perseguitata da Erode Agrippa I. I cristiani, provenienti dall'ebraismo di lingua greca, devono andarsene da Gerusalemme, se no ci rimettono la chiesa. Viene ucciso Giacomo e dopo l'uccisione di Giacomo i nostri amici salgono verso nord e vanno a finire ad Antiochia. Questa è la seconda parte della storia della Chiesa nascente. Se voi notate, il verbo proskartereo si trova solo nella prima parte della storia della Chiesa, cioè in quello che è lo zoccolo duro che ha dato vita a tutte le Chiese. Dunque questa perseveranza è l'elemento essenziale perché la Chiesa possa vivere e possa eventualmente compiere la sua missione. La perseveranza dunque non è una tra le virtù del cristiano, è la